Milano per Post-it, vi presentate, fate voi insomma quelli che... di casa. Esatto, di casa. Dunque, Spazio Primo a Milano, Post-it, noi siamo Teatro Sotterraneo, siamo un collettivo, diciamo un percorso di ricerca teatrale che è cominciato nel 2005 con la segnalazione al premio scenario, Post-it è la produzione del 2007 ed è un lavoro sostanzialmente di riflessione sulla fine, sul concetto di fine, sul consumarsi degli oggetti, sull'esaurirsi di una vita, sul riempirsi e lo svuotarsi della scena. Siamo partiti da una formula degli artisti Cristo e Jean-Claude, lo svelare occultando, sono gli artisti che impacchettano gli oggetti piuttosto che i monumenti. L'idea è che una cosa impacchettata trovi una forma altra, conservi i suoi lineamenti ma cambi in un certo modo senso. Partendo da questo assunto abbiamo lavorato a impacchettare, a nascondere, a rimuovere e siamo arrivati a riflettere sulla fine, cioè su cosa è oggi la fine, su quali oggetti e quali azioni implicano una fine o una riflessione sulla fine e su che cosa è la fine, insomma, in questi 50 minuti dal nostro punto di vista. In questo spettacolo voi sembra quasi che arriviate a dire delle cose e poi le togliete all'occhio di chi vi guarda. Perché questo processo di non arrivare mai a... E anche una vostra opinione sull'oggetto sul quale vi interrogate, oppure? Nello specifico Post-it ha lavorato molto su quelle che noi chiamiamo le azioni interrotte, cioè sul portare un'azione, iniziarla e interromperla subito prima della fine, perché ci interessava un processo e ci dava molto senso rispetto appunto a un discorso sulla fine, sulla contemporaneità. E quanto al provare a dire delle cose ma fermarsi un attimo prima, fa anche parte di una volontà di non voler tanto dire o affermare delle cose ma proporre degli interrogativi, delle situazioni da cui poi il pubblico piuttosto che il pubblico può trarre i propri interrogativi, le proprie risposte o le proprie interpretazioni. Due domande sulle esperienze di base, no? Uno, perché si parte, e due, quando si parte, quali domande ci si pongono rispetto all'approccio sui contenuti, perché voi quel giorno avete scelto non solo di dire, ma di dire uno cos'è vostro, e due, con un linguaggio comunque che voleva proporre delle novità. Perché? Cioè, che tipo di domande si fanno e che tipo di risposte vi siete dati? Perché immagino l'esperienza che è capitata a voi, capiti di volta in volta a tanti ragazzi che magari decidono di mettere in scena semplicemente una commedia di Giasmita, no? Una Hamlet, per esempio, piuttosto che... Diciamo che perché si parte, secondo me, è per un bisogno espressivo puro, nel senso che le nostre sono una collisione di intenti che si somigliavano, cioè tutti avevano voglia di confrontarsi con un linguaggio artistico nella fattispecie di quello teatrale, quindi la scena, la tridimensionalità, il rapporto diretto con una risposta che arriva ed è immediata, non è risolvibile, cioè è così come accade. Dal punto di vista del linguaggio, quindi delle scelte stilistiche e di segno, secondo me c'è un'aderenza al nostro tono, al nostro modo di guardare il mondo, il fatto che il nostro lavoro ironico è che è un lavoro frammentato, che quindi non ha cercato una drammaturgia, un racconto, ma piuttosto che ha cercato di pasturare l'immaginario collettivo e gli stereotipi anche della contemporaneità e di dire qualcosa su tutto questo, è perché è proprio il nostro modo di guardare al mondo. Siamo la generazione degli anni 90, quindi veniamo dalla formazione televisiva, quindi abbiamo un'idea della società e della realtà per certi versi a frame, e abbiamo un approccio a tutto questo però ormai disincantato, non abbiamo più neanche paura di tutto questo, ci ironizziamo su, per cui il linguaggio che viene fuori è assolutamente aderente al nostro modo di guardare al mondo. Un'ultima cosa, dove pensate di portare questa esperienza? Cioè, voi vorreste che fosse il vostro lavoro, ovviamente. Beh, già lo è. Già lo è. In cui genera delle economie, che non sono faraoniche, ma sono economie, nella misura in cui ci impegna circa 8 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, e ci fa viaggiare a distanza di centinaia di chilometri. Quindi, pur nella sofferenza, della sua precarietà e pochezza di profitto, è un lavoro a tutti gli effetti. Ci viene richiesto uno standard professionale in un momento in cui comunque sempre nello status di ricerca. Ci proponiamo di continuare a indagare l'estetica, di non rimanere fermi, ci piace dire di essere in continuo spostamento, perché vogliamo lavorare sul non fermarci, ma sul rilavorare continuamente su di noi, quando hai raggiunto il risultato, non fermarti, ma continuare e andare oltre.
ed è quello che mi auguriamo. Grazie. Buon pomeriggio a voi. Ciao. 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 God visits all our souls to survey the damage. We noticed a bonfire burning in his eyes. He whispered, "It's the atrocity." Oh,